stamattina tratta qualcosa di cui si parla sempre meno. Ho preparato anche un piccolo PowerPoint che ancora no? Ah, dovete abbassare. Sì. Un'espressione che sento molto spesso dai credenti, specialmente nelle evangelizzazioni, è che Dio è amore. E Dio è amore, amen? Amen. Ma non è solo questo. Se io dovessi dirvi Dio è solo amore, amen? No, Dio non è solo amore. Se racchiudiamo Dio all'interno di un solo aggettivo, cosa stiamo facendo? Stiamo creando un Dio a nostra immagine e somiglianza, al nostro piacimento. La prima slide, appunto, è che Dio è amore, ma come abbiamo appena detto, Dio non è solo questo, ma Dio è Dio, prossima slide, a 360 gradi, ok? Dio ha tanti attributi, però a volte ci soffermiamo solo su uno. Ah, di Dio mi piace il fatto che Lui provvede economicamente, predicherò solo questo, esalterò solo questo. Di Dio mi piace il fatto che guarisce le persone, allora esalterò solo questo punto. Dio non è solo o solo o solo. Dio è Dio a 360 gradi. E Dio non è solo amore, ma è anche giustizia. Questo è quello di cui sento poco parlare. Dio è giustizia. Amen? Amen. Dio è un Dio giusto. Questo è un suo attributo, essere giusto. Ma non ve lo sto dicendo io. Sta proprio scritto nella sua parola, e lo prendiamo insieme. Lo dice Davide nel Salmo 11, capitolo 11, versetto 7. Davide qui parla di Dio e della giustizia. Capitolo 11, versetto 7, poiché l'Eterno è giusto, egli ama la giustizia. Fratelli, è molto chiaro Davide, Dio è giusto e ama la giustizia. Ma qual è il problema? Che esaltando troppo il lato misericordioso e amorevole di Dio, e quindi non parlando affatto della giustizia, cosa lasciamo fare? Cosa lasciamo permettere? Che il peccato venga così, fatto e commesso all'acqua di rose. Ma tanto Dio amore, tanto andiamo tutti in paradiso. E come dice mio padre, ma allora all'inferno chi ci va? Dio ama il peccatore, ma odia il peccato e ama la giustizia. Amen? A volte predichiamo tutt'altro. Perché? Perché vogliamo che gli altri vengano a dire in una maniera più soft. Perché se gli facciamo vedere che Dio è giusto è un problema. Già le persone hanno tanti problemi, gli facciamo vedere pure che Dio dà coppa è un problema. Dio è un papà a 360 gradi. Lui è il papà per eccellenza, lui non viene mai meno, lui non sbaglia mai. Lui sa quando vergare, sa quando abbracciarti. Il mio insegnante alla high school, Enzo Barbato, che è stato anche da noi a pranzo, un grande uomo di Dio, un giorno ci parlò di come lui ha insegnato, ha educato la sua unica figlia, all'età già della proprio piccolissima, proprio in tenera età, aveva 3-4 anni, proprio piccola, no? E questo mio insegnante diceva che quando lei sbagliava, prima che lei sbagliasse, lui l'avvertiva: guarda, non toccare questa cosa perché non puoi toccarla e se tu la tocchi papà ti dà botte. E lui è napoletano, no? E quindi dice: c'è la cucchiarella, quindi il cucchiaio di legno. E quando la bambina sbagliava, il padre, quindi l'insegnante, gli diceva: ora vai a prendere la cucchiarella. E lei andava a prendere, cioè lei andava a prendere qualcosa che le avrebbe fatto male. Però perché? Perché si fidava di papà. E quindi suo padre cosa faceva? Le diceva di non fare una determinata cosa, però i bambini, purtroppo sappiamo che sono, appena glielo dici, proprio è lì, puntuale, vado a toccarla. Perché vuole fare cosa? Vuole provare se quello che dice papà è vero, se dice la verità. E quindi questo mio insegnante aveva uno studio musicale in casa, quindi immaginate, strumenti a non finire in casa, e la bambina di 2-3 anni non doveva toccare nulla, ma nonostante comunque il padre glielo dicesse, lei a volte lo faceva. E quando lo faceva, il padre la prendeva, la portava in stanza, le diceva cosa aveva fatto, proprio la trattava come una persona adulta, perché le diceva che lui l'aveva avvisata. Lei aveva sbagliato e adesso c'erano le botte, ma le botte perché così avrebbe capito la lezione. Dopo i pianti si abbracciavano,
E il padre le diceva: tu lo sai che io non ti voglio fare del male, io questo non lo vorrei fare, ma lo faccio perché ti voglio bene. Dopo le botte le dava un abbraccio, lui piangeva appresso a lei perché aveva 2 o 3 anni e le dava le botte sul culetto, no? E però piangeva appresso a lei e poi la abbracciava per dirle: papà ti vuole bene e lo fa per te. Quindi abbiamo detto che Dio è Dio a 360 gradi. Dio è amore, ma Dio è anche giusto. E nell'Antico Testamento c'è scritto tanto, cupidare, Dio è giustizia. Ma vedremo che anche nel Nuovo Testamento Dio mostra questa giustizia. Nel Salmo capitolo 23, versetto 3, questo per spiegare, per far capire cos'è la giustizia. Salmo 23, versetto 3. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia. La giustizia è una strada, ok? E quando lui, Davide dice Dio mi conduce, in che senso mi conduce? Sono andata a cercare dei sinonimi, no? Perché quando vai a cercare i sinonimi di una parola, stai vivendo la parola, stai andando in profondità con quella parola, ok? Un sinonimo era guidare, quindi Dio mi guida per sentieri di giustizia. Dirigere, Dio dirige i miei passi. Perché, fratelli, non si parla della nostra giustizia, si parla della giustizia di Dio, e non nasce innata in noi. Abbiamo bisogno che Dio ci prenda per mano e ci guidi per sentieri di giustizia, facendo la sua e non la nostra. In Giacomo 1,20 sta scritto: perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Quanto è facile, quando accade qualcosa di brutto, di seriamente brutto, e l'ira incomincia a nascere nel nostro cuore, cosa diciamo? Farò giustizia da me. Ora glielo faccio vedere io. Ora lo combino per le feste, lo concio per le feste. Noi dobbiamo essere sottomessi alla giustizia di Dio, non alla nostra. Perché qui Davide è chiaro, lui mi conduce per sentieri di giustizia. Lui non mi guarda camminare. Lui non sta lì fermo e mi vede camminare per sentieri di giustizia. Lui mi conduce. Quindi io ho questa immagine, no? Dio, che è il papà, che sta davanti a me e mi tira per mano e dice: vieni. Vieni dietro di me, segui le mie orme. Questa è la strada che percorriamo insieme. Perché, fratelli, c'è sempre da imparare. Non possiamo lasciare la mano di papà. Non possiamo letteralmente lasciarla. Cadiamo, ci scoraggiamo. Anche quando i passi li sappiamo bene, li sappiamo fare bene, comunque ti senti scoraggiato quando non hai papà accanto. Quindi non lasciamo la mano di Dio, perché la giustizia è un sentiero da percorrere insieme a Lui. Nel momento in cui la lasciamo, sapete cosa faremo? La nostra giustizia. Io la mia, no. Io seguo quella di Dio. Amen? Amen. Abbiamo parlato della giustizia quindi come attributo di Dio, abbiamo detto che Dio è giusto. Adesso la guarderemo sotto un altro profilo, molto molto importante, che è nel Nuovo Testamento. Lo prendiamo insieme questo versetto perché ci lavoreremo sopra. Romani capitolo 1, questo è un versetto che dovremmo sapere a memoria, no? Versetto 16 e 17. Questo versetto mi ha accompagnato molto negli anni scolastici dell'adolescenza, quando tutti mi facevano capire, mi dicevano, non mi facevano capire perché non avevano capito niente, mi dicevano: no, ma tu ti dovresti vergognare che vai in chiesa, leggi la Bibbia, preghi, hai un rapporto con Dio, Rosa, ma che mi rappresenti? Ma così mi dicevano, e io mi mettevo da un lato a ridere, dall'altro a piangere, e io avevo con me questo versetto nel cuore, che appunto 16-17, io non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto vivrà per fede. Amen. Questo versetto, fratelli, è stato uno dei miei versetti proprio di incoraggiamento, una delle mie fondamenta più forti, quando nei momenti più duri, sono quelli scolastici per una studentessa, quando arrivava il versetto: io non mi sono mai vergognata di Dio, perché mi dovrei vergognare di mio padre se è l'esempio per eccellenza. Questo versetto mi ha accompagnato molto negli anni, ma negli anni sono andata anche più in profondità con ciò che voleva dire.
Paolo non sta soltanto dicendo che lui non si vergognava del Vangelo. Quindi per dire questo vuol dire che stava avvenendo una rivoluzione a quei tempi, no? Perché per parlare di vergogna vuol dire che tutto quello che lui stava predicando era qualcosa di assurdo per gli altri. Era un rivoluzionario. Se sta già partendo con la premessa "io non mi vergogno del Vangelo", sta già mettendo le carte in tavola. Ma vorrei soffermarmi questa mattina su "poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto il giusto vivrà per fede". Il Vangelo rivela la giustizia di Dio. Il Vangelo non contiene la giustizia di Dio, non ha in parte la giustizia di Dio, non è nel momento in cui tu parli del Vangelo, no. Il Vangelo rivela, è la giustizia di Dio. Da fede a fede. Cosa vuol dire? Da fede a fede. Non si parla di due ragazze, da Federica a Federica, no. Da fede a fede. E questo lo capiremo per mezzo di quello che viene dopo. Come è scritto, il giusto vivrà per fede. Se per fede si riferisce a vivrà, allora sta spiegando il modo in cui il giusto deve vivere. Il giusto vive per fede. Ma se per fede si riferisce a giusto, allora sta descrivendo che il giusto ottiene giustizia per fede. Vedete com'è diverso? Sono tre parole: giusto, vivrà, per fede. Se per fede si riferisce a vivrà, allora è il modo in cui il giusto vive. Io vivo per fede. E non è sbagliato. Ma Paolo non voleva dire questo. Fede, per fede si riferisce appunto a giusto. Quindi come si ottiene giustizia? Per fede. È incredibile, perché questo versetto si bypassa subito. Uno lo usa soltanto appunto come l'ho usato in questi anni: "io non mi vergogno del Vangelo", ma più avanti c'è una grande verità. Leggendo proprio due versetti più giù, il giusto vivrà per fede. Come otteniamo la giustizia? Per fede. Amen? Amen. La nostra fede, fratelli, non la fede di quello che ho accanto, la nostra. Quindi, Signore, accresci la nostra fede, fortifica la nostra fede. E la fede, fratelli, come aumenta? Coltivando. È un frutto anche la fede, frutto di un rapporto. Il nostro rapporto con Dio, più cresce, più aumenta la fede. Fede e fiducia. Se noi non conosciamo, se noi non sappiamo che Dio vuole solo il meglio per noi, come possiamo fidarci di Lui? Io non posso fidarmi di una persona che non conosco. Se io non conosco Dio, non mi fiderò mai di Lui, e quindi la mia fede non sarà manco livello 1, livello sotto 0. Vedrò la neve. Quindi aumentiamo il nostro tempo di rapporto con Dio, giornaliero, e vedremo la nostra fede aumentare. E quindi è in quel modo che otterremo giustizia. Per comprendere l'uso che Paolo fa di giustizia in Romani, dobbiamo prima di tutto capire cosa significava questa parola nell'Antico Testamento e nel giudaismo del primo secolo. Il giudaismo del primo secolo è il Nuovo Testamento, ok? Quindi per capire cosa Paolo ci vuole trasmettere con quella parola, dobbiamo capire in che contesto la stava dicendo. Perché questa lettera ai Romani, viene scritta ai Romani, ma Paolo sapeva che anche gli ebrei l'avrebbero letta, no? Furbo, quindi ovviamente ha messo una parola anche per gli ebrei, per poter trasmettere qualcosa anche a loro. Ed è interessante vedere cosa giustizia significava per un giudeo. Nel mondo di Paolo giustizia era un termine relazionale, nel senso che una persona era giusta sulla base del modo in cui trattava gli altri. Se io ti tratto bene, sono una persona giusta. Se io non ti tratto bene, non sono una persona giusta. Questo era unicamente il significato che esprimeva all'epoca, e Paolo lo sapeva, ok? Quindi ora vedremo il collegamento che fa con giustizia rivelata, la giustizia di Dio. È solo la sua dobbiamo conoscere, amen? Amen. Perché la nostra ci porta a sbagliare, a prendercela col primo oggetto che capita, con la prima persona che capita, con la prima situazione che capita, ma la giustizia di Dio è ben più alta. Quindi,
Giustizia era un termine relazionale, perché il significato della radice della parola greca giustizia significa mostrare. Quindi la giustizia ha a che fare con qualcosa che è visibile. Non è la preghiera fatta nel cuore, la giustizia è qualcosa di visibile. Quindi per un ebreo definire Dio giusto non era soltanto dire Dio è giusto, come abbiamo letto nei Salmi, è anche dire Dio fa, egli fa giustizia, qualcosa di visibile, qualcosa che gli altri vedono. Questo viene sottolineato appunto dal collegamento che Paolo fa tra giustizia e rivelata. Perché avrebbe messo rivelata? Perché la giustizia è qualcosa di visibile. La giustizia di Dio è stata rivelata. Quindi Dio ha fatto qualcosa affinché gli altri vedessero. E cosa ha fatto? Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi Dio ha davvero fatto qualcosa. Dio ha fatto giustizia ed è stata rivelata al mondo. Forse non tutti sanno che Gesù è morto e per questo ci siamo noi. Dio si usa di noi. Sappiamo che nella Bibbia sta scritto che noi siamo luce del mondo e sale della terra. E vogliamo brillare? E vogliamo insaporire la terra? Iniziamo in famiglia, ma poi il campo è molto più vasto, lo sappiamo, no? Siamo 7 miliardi sulla terra, non ci possiamo annoiare, ok? Abbiamo chi vive in una casa singola, può avere il vicino che accompagna il cane, chi vive in un condominio ha tanti vicini, sopra, sotto, e lì bisogna stare attenti a dire veramente, Signore, sia la tua giustizia, perché a volte è difficile vivere con una vita condominiale, no? Perché ci sono i rumori, c'è questo, c'è quello, però... I frutti dello spirito si devono vedere anche da questo, no? Mansuetudine, gentilezza, da questo ci riconosceranno. Quindi Giovanni 3,16, Dio ha fatto qualcosa. Questo soddisfa tutto ciò che comprendiamo sul significato biblico di giustizia e sulla redenzione centrata in Dio. Il fatto che Egli abbia mandato il suo unico figlio a morire per i peccati dell'umanità è stato un atto doppiamente visto. Un atto visibile, perché abbiamo detto che la giustizia ha a che fare con qualcosa di visibile per gli ebrei. E come tu ti relazioni con gli altri, allora lì devi vedere se sei giusto o meno. E Dio ha fatto qualcosa di visibile, ha riparato qualcosa che era andato storto nel mondo, il peccato. Con quest'atto di giustizia, con suo figlio, lui ha riparato qualcosa che era andato storto nel mondo, ma non per mano sua, perché Dio non ha creato il peccato. Dio ha voluto distruggerlo. Come? Attraverso il suo unico figlio. Quindi qualcosa che abbiamo visto, no? Il sacrificio di Gesù sulla croce, un atto visibile e poi un atto relazionale, perché Dio aveva un patto con Abramo, fratelli. Dio aveva fatto una promessa ad Abramo: ti darò una discendenza con te, le stelle del cielo, con te i chicchi di sabbia, sarà numerosa. Ma lì sta parlando spiritualmente Dio, perché il popolo di Israele era già numeroso, quindi non si può dire che Dio non era stato fedele. A cosa si sta rivolgendo qui Dio? Manterrò le mie promesse, il mio patto con Abramo. Qui si parla del popolo di Dio, dell'intero popolo di Dio, anche noi gentili. A questo si sta riferendo Dio. Dio con questo atto di giustizia ha fatto anche ha contribuito anche a questo atto relazionale, perché per gli ebrei i giusti sono appunto coloro che trattano bene gli altri, no? E quindi attraverso questo cosa vediamo? Che Dio è fedele. Dio è stato fedele con Abramo. Un altro aggettivo di Dio: Dio è amore, Dio è giusto, Dio è fedele. Dio fa amore, Dio fa giustizia, Dio mostra la fedeltà. Vedete come questi non solo sono attributi, ma sono cose che lui ha dimostrato. Lui è stato fedele con i fatti con Abramo, ha fatto una promessa ad Abramo: ti darò una discendenza, io avrò un popolo grande, numeroso. Ma lui ha pagato un prezzo per noi, per mantenere questa promessa, per essere fedele.
un prezzo alto, molto alto. Molti di voi sono genitori, ma anche per me, che ho i miei fratelli, per me è pazzia, no? Immaginare di dare il mio figlio. Cioè, io non riesco proprio a calarmi nei panni di Dio. Né che sono genitore, né che non sono genitore. Non potrei proprio pensare di dare il mio figlio. E lui ne aveva uno. Ma per essere fedele, per averne tanti, ha pagato un prezzo. Fratelli, il sacrificio della croce non lo capiremo, non lo comprenderemo mai abbastanza. Ci sarà sempre qualcosa in più da ribadire, su cui calcare, da scoprire, perché è stato un atto meraviglioso. Cioè, solo a sapere che un uomo è morto per me, io dovrei cadere con la faccia a terra e dire grazie. Perché per quelle lividure io sono stato salvato, per il tuo atto di giustizia, per la tua fedeltà io sono stata salvata. La giustizia di Dio è stata rivelata al mondo, non a me, alla famiglia Salamone, alla famiglia Pistone, alla famiglia La Pace, a tutte le altre famiglie, è stata rivelata al mondo. Se si parla di giustizia rivelata, era perché gli ebrei avevano questo concetto di giustizia, è qualcosa di visibile, qualcosa che devo vedere. Se quella persona è giusta, io lo devo vedere, quindi deve essere un atto visibile. Quindi, fratelli, abbiamo visto che Dio non è solo amore, ma Dio è anche giustizia. Ed essere una strada da percorrere ogni giorno. Ma come? Lasciandoci guidare da Dio. Cioè, già con i genitori viene difficile lasciarsi guidare. Immagina da Dio, che i piani a volte non ti sono rivelati subito. Devi muoverti per fede. Dio disse ad Abramo: prendi la tua famiglia e vai via. Devo lasciare tutto, tutti, la mia storia, la mia vita, la mia cultura, magari la mia religione. Devo lasciare tutto e andarmene. Dove? Perché? Lasciarci guidare da Dio, prenderlo per mano e dire: fai tu strada. Quando noi mettiamo il navigatore in macchina, o Google Map per i ragazzi, il navigatore ormai per noi ragazzi è cosa passata, no? Cosa diciamo a chi abbiamo accanto? Mi lascio guidare dal mio navigatore, che è il top, sempre aggiornato, e poi ti porta nel burrone, nella strada chiusa, senza senso, proprio ti perdi. Diciamo, quello era il navigatore che ti doveva condurre per la strada giusta. Cioè, ci fidiamo del navigatore e non ci fidiamo di Dio. A volte veramente il navigatore diventa, quella è legge, è aggiornato, è perfetto, ultimo modello, mi è costato un occhio, deve per forza funzionare, ti porterà nel burrone, sai? Perché è tecnologia, e la tecnologia non ti puoi fidare al 100%. Di Dio sì, perché Dio è Dio a 360 gradi, ti puoi fidare al 100%. Fratelli, facciamo pure matematica, avete visto? Lasciamoci guidare da Dio, dalla giustizia di Dio, non facciamo di testa nostra, perché, fratelli, noi siamo come dei bicchieri. E già una volta l'ho detto questo: se un bicchiere cade, cosa si versa? Il bicchiere magari non si rompe, questo è pure di plastica, ma dentro è importante. Cosa stiamo versando? Perché il bicchiere cade nel momento in cui arriva qualcosa sopra, no? Sbatte. E non sono i momenti felici che ci sbattono contro, no? Magari sono le situazioni brutte che ci sbattono contro e noi che facciamo? Crolliamo. Cosa stiamo versando? Lo ammazzo. No, basta, lo ammazzo. Esco di casa col fucile e lo ammazzo. Allora, sono in America, è permesso avere il fucile, quindi non penso che è un fucile veramente. Però la gente parte con quella idea: lo devo fare a pezzetti. E poi su barbecue. Ora, è pure estate, quindi siamo pure in tema, mangiamo carne umana. Fratelli, a volte veramente quello che pensiamo dentro, le persone non lo vedono fuori, perché ci vedono veramente con questo riso isterico. Certo, a me mi vedete a volte il sabato con questo riso isterico, questi ragazzi? Sì, ovvio. E poi dentro magari siamo una bombola a pressione senza, col coperchio, quindi sta pure per scoppiare, ma
Dio vede quello che abbiamo dentro. Magari il nostro fratello davanti no, che poi più di tanto non può essere nascosto. Poi per chi è molto espressivo, come la sottoscritta, non si può nascondere nulla. Se sei felice si vede, se sei triste si vede, se sei seccato si vede. Però, fratelli, anche questo è buono, perché dobbiamo aiutarci a vicenda e se nascondiamo quello che proviamo, non riusciamo mai a venirci incontro. Ultimamente alla high school ho letto un versetto troppo forte, dove Paolo dice: imparate a farvi i fatti vostri, ok? E quando io l'ho visto là ho detto: è biblico! È biblico! Fratelli, sta scritto! Però non interpretiamolo in maniera sbagliata, perché poi tutto gira attorno all'interpretazione di chi legge. Ok, se io metto degli occhiali rossi, vedrò la scrittura di rosso. Se io metto degli occhiali neri, se io metto degli occhiali di un miope, manco vedo, perché io non sono miope, grazie a Dio. Mi dispiace per chi lo è, tipo papà ed Alessandro, però io no. E quindi se me li metto vedo male, ok? Quindi tutto dipende da noi. Che occhiali ti stai mettendo? Hai le lentine? Hai gradi in meno, gradi in più? Vuoi qualcuno accanto? Perché abbiamo detto che è un cieco, da solo, dove vuole andare? Cade nel burrone? Anche perché le nostre interpretazioni purtroppo diventano convinzioni. E lì è tosta la cosa, perché poi vai a distruggere e a riedificare, soprattutto se sono convinzioni dove te le porti da tanto tempo. Per questo la Bibbia è importante leggerla, studiarla, pregare prima di leggerla. Signore, rivelami la tua parola, aiutami a comprendere. Questo è anche una cosa che ci ha insegnato l'insegnante di cui vi parlavo prima, che ha educato sua figlia. Prima di leggere la Bibbia pregate, perché la Bibbia è un universo di cose. Non possiamo credere che leggiamo la Bibbia, ah, come dico io, basta, ormai legge, fine. Attenzione. Qui sta scritto: imparate a farvi i fatti vostri, ma sappiamo che dobbiamo stare insieme, venire incontro ai bisogni gli uni degli altri, quindi dobbiamo saper scindere le cose, no? Dobbiamo capire quando è tempo di non sono cose mie, quando è tempo di fratello vuoi una mano? Ci sono dei bisogni in chiesa, fratelli, li sappiamo tutti gli uni degli altri. C'è comunicazione. La chiesa non è questa. La chiesa siamo noi. Questo è un meraviglioso luogo che noi abbiamo a disposizione, ma la chiesa siamo noi. Non possiamo scrivere su WhatsApp al muro: come va? Tutto a posto? C'è la muffa? No? Beh, allora niente. Usiamo i social network, quindi WhatsApp, per chi non sapesse cos'è social network, per scriverci, per stare insieme, una chiamata. Fratelli, è importante mantenere questa comunione tra di noi. Abbiamo detto che Dio è papà e noi siamo i figli, e i figli hanno i fratelli. Come ognuno di voi sicuramente vuole che i propri figli vadano d'amore e d'accordo, che poi succede in casi minimi, perché ovviamente c'è la confidenza, poi se sono due maschi, come nel caso di Danilo e Andrea, se sono due femmine, nel caso mio e Sara, c'è pure differenza di età. Però ognuno dei tuoi genitori sicuramente vuole che i figli stiano bene insieme, no? Così anche Dio. Dio vuole che ci cerchiamo, che ci bramiamo a vicenda. Stare con il mio fratello, stare con la mia sorella. In Matteo 5,10 sta scritto: beati coloro che vengono perseguitati a causa della giustizia, perché vedranno il regno dei cieli. Prima abbiamo detto che gli uomini retti contempleranno il suo volto. Adesso sta dicendo che coloro che verranno perseguitati a causa della giustizia vedranno il regno dei cieli. Vedere il suo volto, vedere il regno dei cieli. Ragazzi, fratelli, scusate, sono abituato a vedere le giovani. Che premio, che ricompensa. Beati per questo, non per le lividure, ma per il premio che ci sarà. Perseguitati a causa della giustizia. Ora io dico, se io sono perseguitata a causa della giustizia, se io sono perseguitata, vuol dire che gli altri stanno vedendo una differenza in me. Perché se lo so solo io, non sono perseguitata. Se lo sanno anche gli altri, ah, e però li stiamo facendo bene. Perché c'è un grande premio, c'è una grande ricompensa. Essere perseguitati a causa della giustizia. Fratelli, ripetiamo, la giustizia di Dio, non la nostra. La nostra ci porterà, magari sembra, ad essere perseguitati, ad entrare a risse, ad entrare a battibecchi, ma la giustizia di Dio è santa, come la sua volontà.
come la sua santità. Fratelli, quanto è ricca l'immagine di Dio, il cuore di Dio, la mente di Dio. A volte noi ci soffermiamo sulla superficie dell'acqua. Mettiamoci le pinne, andiamo in profondità, vediamo cosa troviamo. C'è tutto un mondo, colori, veramente doni che lui ha per noi. Cioè, quello che Dio vuole da noi è la profondità. Perché quando andiamo in profondità che ci bagniamo sul serio, che veniamo veramente lavati. Se io ho il dito sporco e lo appoggio soltanto sull'acqua, me lo sono lavato. Devo andare in profondità e uscirne completamente cambiato. Sarò bagnato fradicio, ma gloria a Dio, sono stato alla presenza di Dio e ne sono uscito bagnato fradicio. Quell'acqua che addosso veramente non vorremmo mai che si asciugasse, proprio, no, ancora, una cascata. Io da poco ho fatto un post su Instagram dicendo che Dio è la mia fonte e ho pubblicato proprio l'immagine di un bicchiere, dicendo che solo in Lui il mio cuore si disseta e dicendo che Lui è la mia fonte. L'altro giorno parlavo con un credente e dicevo: ma dobbiamo desiderare i doni che Dio ha per noi, dobbiamo bramarli, sta scritto. È come se io fossi a tavola con Dio, no? E io ho un bicchiere vuoto, però ho sete. E Dio ha una brocca d'acqua. Se io non avvicino il bicchiere, come verserà l'acqua? Mica la può far versare sul tavolo, la deve versare sul bicchiere. Dio sa che io ho sete prima ancora che io avvicino il bicchiere, perché Dio sa tutto, conosce il mio cuore, conosce i miei bisogni, no? Ma se io non avvicino il bicchiere, l'acqua non verrà versata. Se io lo avvicino, potrei essere anche traboccante. Così quando noi andiamo a Dio, se vogliamo essere riempiti, dobbiamo avvicinarci a Lui. Quindi facciamo la differenza, facciamo sì che la giustizia la possano vedere gli altri, perché siamo chiamati ad essere luce, ma ad essere soprattutto un canale. E essere un canale, fratelli, vuol dire essere doppiamente benedetti, perché nel canale cosa scorre? La benedizione, che va a una determinata circostanza, una determinata persona, ma siccome tu sei canale e ti ha oltrepassato una benedizione, vieni benedetto anche tu. Quindi, fratelli, conviene servire Dio. Conviene camminare per il suo regno e seguire i sentieri di giustizia. Voglio concludere con Deuteronomio 6,25. Questa sarà la nostra giustizia, l'aver cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti davanti al Signore nostro Dio, come Egli ci ha ordinato. Fede e opere sono sposati, non dividiamoli, non dividiamo ciò che Dio ha unito. Amen? Amen. Quindi sappiamo come mettere in pratica la giustizia, abbiamo capito che deve essere qualcosa di visibile, non nella mia stanza. Con chi? Con l'armadio? La fai vedere all'armadio? Viene perseguitato dall'armadio? Al mondo dobbiamo insaporire la terra e brillare. Così la giustizia di Dio verrà rivelata adesso per mezzo di noi, non più per mezzo di quel sacrificio che comunque continua a risplendere, ma adesso siamo noi che portiamo avanti quello che Gesù ha iniziato. Quando Gesù è salito in cielo, non ha detto: è finita, andate a dormire, andiamo tutti in letargo e poi ci vediamo direttamente in paradiso. Continuate, andate, muovetevi, tiratevi sopra le maniche, fatevi una bella coda di cavallo e andate perché c'è tanto di bisogno. Quando diciamo la messa è grande e pochi sono gli operai, non lo diciamo tanto per dire, non lo diciamo tanto perché è una frase fatta, ma perché è la verità. Quanti vogliono davvero andare o comunque appoggiare chi vuole andare? Ieri questo dicevo ai ragazzi: magari tu non te la senti, ma almeno appoggia chi lo fa, supporta chi lo fa. Noi stiamo appoggiando dei missionari, sappiamo Cristo è la risposta, no? Loro hanno abbandonato tutto e noi li stiamo appoggiando. Ma non c'è soltanto quel tipo di vita missionaria, c'è anche la vita missionaria di chiesa, le evangelizzazioni, le cure private. Ognuno di noi ha delle vicine, poi soprattutto noi donne.
con le nostre amiche, possiamo organizzare la qualsiasi, possiamo veramente usare e sfruttare la nostra creatività. Quindi, fratelli, ce la possiamo fare, amen? Amen. Gloria a Dio, Dio vi benedica. Amen.